Bentrovati a tutti i nostri ascoltatori, siete in compagnia di Antonella Entranò Ugo Lombardi. in spazio aperto su Saiuz Web Radio. Questa sera abbiamo un ospite decisamente gradito, Pier Giorgio Caria, documentarista e ricercatore internazionale. Benvenuto Pier Giorgio. Un Buonasera. saluto carissimo a voi, Antonella, Ugo e tutti coloro che stanno ascoltando il vostro programma. Grazie naturalmente per aver accettato il nostro invito. Sappiamo che tu sei sempre più occupato, sempre più impegnato in questo periodo, poi in modo particolare, quindi sappiamo che insomma, ci fai un gran favore, davvero. Allora, Pier Giorgio, questa sera con te parliamo di aviazione UFO. Aviazione extraterrestre è un termine che mi piace di più. Più corretto. Sì, Allora, esatto. io ecco, lascio la parola a Ugo, così potete discorrere piacevolmente come di solito fate. Grazie, Antonella. Grazie a te. Questo argomento credo che interessi anche i nostri ascoltatori, anche se alcuni si approcciano con un po' di curiosità, altri invece con più esperienza, almeno di conoscenze di lettura, sicuramente acquisite attraverso letture o documentari. Ma in realtà quello che leggiamo, quello che sentiamo, Pier Giorgio, è un affollamento nei cieli di presenze ufologiche che vengono puntualmente descritte da piloti non solo civili ma anche militari, e la cui presenza non è sempre spiegabile, giustificabile. Come possiamo individuare e accettare la presenza di queste di questa aviazione ufologica sui nostri cieli. Ma per accettare, Ugo, bisogna conoscere. Io, come altre volte ho detto, aborrisco il termine credo perché è un termine che è una grande trappola, una geniale idea dei servizi segreti di mettere nel campo, in un campo che spetta alla scienza, un termine che invece spetta perlomeno ad argomenti di fede o comunque del mistero e del soprannaturale, quindi non si deve credere agli UFO. Se mi permetti, vorrei fare un breve ragionamento per fare in modo così che i radioascoltatori possano capire cosa intendo dire. Allora, il termine stesso UFO viene coniato dai militari, esattamente dal capitano Edward Rappelt, che è stato direttore di una delle commissioni da cui poi è stato costruito il Blue Book, no? Quindi era che era l'analisi delle testimonianze, dei documenti che potevano dimostrare l'esistenza degli oggetti volanti non identificati. Ora, il termine UFO è un acronimo che nasce da Unidentified Flying Object, cioè oggetto volante non identificato. Ora, se un militare stesso conia il termine oggetto volante, l'oggetto è oggettivo, cioè è un oggetto che vuole tutto ciò che è oggettivo, Ugo, noi sappiamo benissimo che non è argomento di fede, ma è argomento di scienza, anzi, il Non è compito della soggetto. scienza, esatto, non è soggettivo, l'argomento oggettivo è il protagonista dell'analisi scientifica, quindi quando noi oggettiviamo una qualsiasi cosa la sottoponiamo ad analisi attraverso lo strumento scientifico per stabilire di che natura sia. Quindi non c'entra niente il termine credo nell'ambito scientifico. Siccome sono oggetti oggettivi e lo dicono i militari, tutto ciò che noi dobbiamo fare è applicare il metodo scientifico, cioè fare ricerca e attraverso la ricerca giungere ad una conclusione che deve essere per forza o che è vero o che non è vero, cioè o che l'oggetto realmente esiste e quindi grazie alla scienza ne stabiliamo la natura, oppure che l'oggetto non esiste. Ora, a distanza di 60 anni dall'ufologia, l'oggettività del fenomeno UFO è una cosa che sin dai primi anni è stata stabilita dagli stessi militari che, appunto, come dicevo, hanno coniato loro il termine UFO, non l'hanno coniato gli ufologi, l'hanno coniato i militari. Queste sono cose che magari il grande pubblico non conosce, ma dovrebbe conoscere in modo da rendersi conto che questo discorso del credo agli UFO in realtà è una grande trappola che ha impedito alla società civile di rendersi conto che c'è un'aviazione extraterrestre che opera sulla Terra con degli scopi ben precisi. Bene, ma questa aviazione e questa presenza, la presenza di questi oggetti non identificati, a volte crea dei problemi di traffico. Credo che ci siano stati, non molto lontani nel tempo, dei problemi anche sull'aeroporto, sui territori cinesi, e i cinesi Sì, sono molto.
molto, diciamo, attenti alle problematiche ufologiche. Questo non può, ecco, non può essere un motivo di maggiore coinvolgimento della curiosità della popolazione, quindi della necessità di dischiudere sì, gli archivi che ogni paese continua a tenere ben protetti, quasi tutti. Ma, allora, intanto farei due analisi distinte. Una, questo discorso appunto che, grazie per averlo introdotto, Ugo, allora, in quanto l'oggetto esiste, e quindi l'oggetto oggettivo vola nei nostri cieli, manifesta palesemente delle capacità di volo assolutamente impossibili a qualsiasi tipo di nostro avioggetto, compresi i famigerati, secondo l'ipotesi degli scettici, esperimenti segreti o prototipi, eccetera, eccetera. Un buona pace loro, vorrei dirgli che questa aviazione manifesta da decenni le stesse straordinarie capacità, mentre invece la nostra aviazione si è estremamente evoluta dal 47, anno di nascita dell'ufologia, ad oggi. Quindi non sono assolutamente oggetti di natura militare, segreti, studi, robe così, forse qualcosa, ma non certo l'enorme mole di materiale esistente, anche videofotografico, da cui si evince con estrema chiarezza che la loro morfologia e la loro avionica non ha niente a che vedere con quella nostra. Detto questo, siccome appunto siamo in presenza di navicelle volanti, quindi di un'aviazione esterna, non terrestre ma extraterrestre, questa aviazione che viene quindi dagli spazi, immensi spazi siderali, per giustificare un tale impegno scientifico, tecnologico, industriale, sociale, perché se c'è un oggetto che vola, c'è qualcuno che lo pilota, c'è una fabbrica che l'ha costruito, un ingegnere aerospaziale che l'ha progettato, un pilota che ha fatto la scuola di volo per poter pilotare e venire sì da noi, quindi il fatto che sul nostro pianeta ci siano dei velivoli extraterrestri deve per forza di cose essere stato causato da un motivo estremamente importante, perché nessuna società si mette a fare passeggiate o picnic cosmici. Quindi se oggi da decenni c'è un'aviazione extraterrestre che opera sulla Terra, questa aviazione ha sicuramente un progetto nei nostri confronti. Quindi noi dobbiamo cercare di comprendere qual è il progetto e attraverso quali dinamiche, metodologie e priorità si svolge. È un progetto che va avanti, è un progetto di cui noi ricercatori sappiamo moltissimo, praticamente quasi tutto, ed è un progetto che ha un suo sviluppo, ha avuto una sua genesi che possiamo appunto individuare subito dopo lo scoppio delle atomiche durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi Hiroshima e Nagasaki. E questo progetto si è evoluto nel tempo, non solo da un punto di vista visivo, quindi attraverso avvistamenti, fotografie, eccetera, ma si è evoluto tantissimo anche attraverso la comunicazione, perché questi esseri non solo si fanno vedere, ma anche comunicano con gli umani. Il problema, Ugo, di tutto questo è che la grande massa non conosce, perché c'è una pesantissima coltre di censura, di cover-up, di insabbiamento su questo tema. Ora, il processo di approccio di questi esseri, che ovviamente hanno delle direttive a noi poco comprensibili, con l'estremo divario di sviluppo non solo scientifico ma anche nell'ambito delle scienze che riguardano la stessa natura della vita e dell'origine di che cos'è l'essere umano, questo progetto comunque è stato molto avanzato. Quindi in questi ultimi anni, e qui vengo a quello che hai anticipato tu, ci sono degli eventi estremamente importanti come il blocco di aeroporti. Sono stati bloccati due aeroporti in Cina nel 2010-2011, un altro sempre in quello che è diventato territorio cinese, in Mongolia. C'è stato un blocco l'anno scorso dell'aeroporto di Città del Messico, quest'anno a gennaio è stato bloccato l'aeroporto di Brema in Germania. Quindi questa aviazione sta facendo delle manifestazioni e delle attività estremamente importanti che stanno coinvolgendo anche l'autorità aerea, sia quella civile sia quella militare. Ma di tutto questo, purtroppo, a causa della forma fraudolenta e mistificatrice con cui la propongono i grandi media, il pubblico non si rende conto. Eppure, se vogliamo citare la Cina o la stessa Germania, siamo di fronte a nazioni molto potenti. Non siamo
magari in America Latina, considerando ad esempio che questo è successo anche in Messico. Siamo in nazioni militarmente potenti, soprattutto la Cina, che è anche una potenza nucleare, eppure in entrambi i casi i caccia militari non si sono levati in volo per cacciare gli intrusi. Queste sono notizie che hanno fatto il giro del mondo, ma ripeto, sono sempre relegate in terza pagina o con quel sorrisino mezzo beffardo del giornalista che instilla nella tua testa che tutto sommato, anche se è stato bloccato l'aeroporto di una grande città cinese, da un UFO non è una cosa così importante, mentre invece è una cosa importantissima se noi non ci facessimo, diciamo così, manipolare la mente e l'attenzione da questi truffatori che sono i giornalisti, che sono al servizio del sistema, che non vuole che noi sappiamo. Quindi ci sono attività forti che sono aumentate negli ultimi anni che dimostrano che l'interazione di queste civiltà in ambito aeronautico con l'aeronautica terrestre è sempre più importante. Abbiamo, oltre a questo, anche già da anni ci sono sorvoli di importanti città del mondo, capitali come Lima, come New York, come Santiago del Cile, in pieno giorno, con le telecamere delle TV nazionali che filmano queste evoluzioni e queste manifestazioni. Quindi c'è un grande coinvolgimento. Purtroppo, ripeto, siccome se non lo dice la TV non è vero, le persone sono istupidite da questa ipnosi di massa dove ci fanno vivere, ci fanno credere a una realtà che non esiste. Io quando parli di progetto non posso fare a meno di pensare che nei nostri cieli ci sono tanti aerei con appartenenze diverse, con appartenenze a compagnie di bandiera diverse. Sì. Quando noi parliamo di progetto, sembra che tutti gli oggetti non identificati, che credo possano essere di diversa fattura e probabilmente di diversa provenienza, abbiano un'unica finalità. È possibile credere che, anche se diversi, siano uniti in un progetto? Beh, d'altronde noi stessi, Ugo, abbiamo aerei leggeri, abbiamo aerei militari, abbiamo aerei cargo, abbiamo aerei di trasporto civile, abbiamo elicotteri, c'è di tutto già nel nostro mondo, quindi figuriamoci a livello interplanetario che cosa possa esistere. Ora io parlo di progetto perché quello che so, ed è una certezza assoluta, non c'è una anarchia nell'atteggiamento di questa aviazione, le potremmo intendere come le nostre missioni NATO, dove quando si decide di esportare a suon di bombe la nostra democrazia, tra l'altro molto malata e molto decadente, partecipano tante nazioni, ognuno con i suoi piloti, ognuno con le sue strutture logistiche, ognuno con i suoi mezzi, ma perseguono tutte il medesimo obiettivo. E questo è esattamente quello che succede a livello interplanetario, cioè questa aviazione di qualsiasi tipo, in natura essa sia, dal punto di vista della forma, morfologia, comportamento, obbedisce a un unico progetto che è quello del grande contatto con l'umanità terrestre. Di questo abbiamo amplissime prove, anche se la disinformazione, diciamo così, cerca di mistificare inventandosi delle bagianate tipo i rapimenti, gli esperimenti uterini o robe stupide di questo senso, come se un'aviazione che può varcare gli immensi spazi interstellari avesse ancora problemi di esperimenti dal punto di vista della genetica o della salute. Questa è una vera e propria idiozia, perché se noi facessimo un ragionamento sano dal punto di vista scientifico ci renderemmo conto che la scienza più importante nell'ambito del volo spaziale non è l'energia o la forma dell'astronave o i materiali con cui è costruita, ma è la scienza medica, perché un pilota che viene lanciato e parte da casa sua a milioni o miliardi di chilometri di distanza, se sta male durante il volo non può chiamare la Croce Verde o la Croce Rossa, per cui la loro scienza medica deve essere avanzatissima, e una scienza avanzatissima in grado di valcare gli spazi stellari non viene qui a fare esperimenti, tra l'altro, con una razza ammalata, inquinata e psichicamente feroce come la nostra, che abbiamo trasformato il pianeta Terra in un immenso lager a cielo aperto, pieno di serial killer e di assassini che, tra l'altro, siedono anche ai più alti posti di comando delle nostre istituzioni. Quindi tutto il ragionamento di chi si approccia a questo tipo di ideologia è assolutamente sballato e frutto di una grandissima ignoranza nel campo delle varie scienze che riguardano la stessa umanità. Questo è il problema gravissimo. Infatti mi pareva di aver letto che un pilota, se non sbaglio un ufficiale spagnolo, abbia fatto una scaletta
in rapporto agli approcci che in volo possono avere con oggetti non identificati. Ma guarda, gli approcci, Ugo, sono stati codificati da tutte le aviazioni militari, perché questi oggetti, essendo appunto oggettivi, creano poi dei problemi ai piloti che non fossero informati durante il volo. Io quest'anno sono stato in Brasile a marzo e ho avuto modo di conoscere due ufficiali sudamericani, che è un maggiore cileno di nome Rodrigo Bravo Grido e un altro ex colonnello uruguaiano di nome Ariel Sanchez, e con loro ho amabilmente discusso proprio in termini aeronautici dei problemi che possono sorgere alla nostra aviazione in relazione a questa aviazione esterna. Loro non solo mi hanno confermato che questa aviazione esterna esiste e che ci sono delle metodiche ben precise che i piloti devono adottare quando ci sono degli avvistamenti, ma addirittura il maggiore Rodrigo Bravo Garrido, che ha avuto anche esperienze dirette con questa aviazione, ha scritto un libro che è Ufologia Aeronautica, dove lui tratta ed espone da un punto di vista di professionista del volo alcuni casi importantissimi che sono accaduti nel mondo con gli oggetti volanti non identificati. Quindi in altri ambiti che non sono quelli occidentali, dove il livello di copertura e di sebbiamento è elevatissimo, in altri ambiti militari e in altre nazioni invece si discute tranquillamente di questo discorso, vengono svelate le metodologie dei vari istituti militari e quindi se ne parla. Infatti il maggiore Rodrigo Bravo, quando mi diceva queste cose, che mi ha detto anche davanti alla telecamera, quindi ho un'intervista che gli ho fatto personalmente sia a lui che al colonnello Sanchez, e mi ha spiegato che loro non hanno problemi a parlare all'estero di queste cose. Addirittura il maggiore Rodrigo Bravo e anche il colonnello Sanchez ne hanno parlato a Washington durante un importantissimo incontro, dove per iniziativa credo del progetto Disclosure, praticamente loro di fronte ai giornalisti e anche a autorità politiche americane hanno testimoniato le loro esperienze dirette e il risultato dei loro studi. E questo lo fanno con il beneplacito e l'appoggio e il permesso dei loro comandanti, per cui troviamo che all'estero c'è molta più libertà e molta più serenità anche in ambito militare a parlare di questi argomenti. Io gli ho chiesto, ma secondo voi perché i vostri paesi sono così liberi anche in ambito militare a parlare di questo tema, invece gli americani, gli europei, eccetera, c'è questa segretezza, questa diciamo pesante coltre di silenzio? E loro hanno detto, vedi, dice, noi siamo tutto sommato dei paesi poveri rispetto ai vostri o rispetto agli Stati Uniti e non abbiamo un'industria bellica. Ecco, questo fa sì che noi siamo più liberi di voi, perché la vostra industria bellica di fatto è uno dei motivi principali che tende a occultare questo tipo di informazione, perché non si vuole che si sappia che un'aviazione esterna estremamente più performante, estremamente più progressiva della nostra, operi sui nostri cieli, anche perché l'industria bellica ha tutto l'interesse di carpire informazioni tecnologiche dai dati che possiedono per creare nuove armi e quindi far fiorire il loro mercato di morte, che di fatto è alla base di tutti i gravissimi problemi di pace che noi abbiamo nel nostro mondo. L'occasione stasera è ghiotta e quindi mi devi scusare, così come chiediamo scusa ai nostri ascoltatori, se le domande diciamo vengono una di seguito all'altra. Ma non adelante. Con un interlocutore come te, ebbene, allora viene fuori un'altra domanda. Sì. Gli astronauti russi hanno confessato di avere durante i loro lunghi viaggi, ma anche soggiorni. Anche quelli americani, Ugo, è che si sa poco questo discorso. Purtroppo siamo sempre nel solito ambito. Se la gran cassa mediatica non dice queste cose, le persone che pensano che siano fesserie, che siano argomenti poco importanti o addirittura da perfetti cretini, non se ne interessano. Quindi c'è una mole enorme di materiale, anche di professionisti del volo, sia diciamo volo atmosferico che volo extraatmosferico e quindi spaziale, che hanno parlato di queste cose dando ampie testimonianze. E come giustamente hai citato tu, abbiamo vari cosmonauti russi, ma abbiamo anche l'ex astronauta Gordon Cooper, abbiamo l'ex astronauta James McDivitt, lo stesso Buzz Aldrin, che è stato il secondo uomo a calcare il suolo lunare, anche lui ha detto che questa aviazione esiste. Per cui di cosa stiamo parlando? Non stiamo parlando di una carenza di prove, stiamo parlando di un'ignoranza da parte del pubblico, stiamo parlando di un atteggiamento fraudolento e mistificatore dei grandi media, ma i grandi media obbediscono ovviamente al loro padrone, sono i cani
al guinzaglio di un padrone feroce che è la grande finanza mondiale, intimamente interconnessa alla grande criminalità internazionale e soprattutto all'industria bellica. Questo è il grave problema che abbiamo. Cioè, di fatto noi pensiamo di vivere in una democrazia, invece siamo in una dittatura mascherata dove veniamo privati di importantissime notizie che favorirebbero il progresso e lo sviluppo dell'umanità. Ma tornando un attimo a questi cosmonauti, alcuni di loro, diciamo, hanno raccontato di essere stati catturati durante il sonno, da sogni quindi molto belli, molto lunghi, tanto da esserne poi, da diventarne dipendenti. Questo modo di comunicare, credo, da parte di intelligenze extraterrestri, sia stato un modo per aprire nuovi orizzonti ad una, diciamo, ad una nuova attività umana che viaggia su vettori, come si dice, su vettori non umani, vettori comunque biologici, attraverso i quali è possibile prolungare un'esperienza di vita. Pensi che sia condivisibile questa idea? Sì, questa è un'idea condivisibilissima, Ugo, ma c'è un aspetto che è praticamente sconosciuto anche questo al grande pubblico. Noi pensiamo al volo spaziale, Ugo, come prendere la macchina e andare da Roma a Milano. Non è così. Questo è un falso storico, ma purtroppo sono notizie e informazioni che non vengono date. Il volo spaziale rappresenta un'esperienza per l'essere umano estremamente destabilizzatrice in termini positivi, perché ti accorgi che quando tu entri nello spazio cambia tutta la condizione interiore ed esteriore dell'essere umano. Quindi il volo spaziale, prima che essere un volo da una distanza ad un'altra, è anche un volo dimensionale, è un volo che coinvolge parti dell'essere umano di cui noi non sappiamo un accidente di niente, Ugo. Noi a tutt'oggi abbiamo una scienza stupida e idiota che non sa in termini scientifici dire niente sulla natura più sublime dell'essere umano, che è la sua parte animica e la sua parte spirituale. Quindi in un mondo dove sono ignorate le componenti più importanti, più pregiate della nostra stessa natura, come può esistere una scienza in grado di dare risposte? Come può esistere un governo che dia la felicità e l'ordine e la pace all'essere umano? Non ci sarà mai, noi siamo estremamente carenti in termini di scienza dello spirito, noi non sappiamo nulla del nostro io sono eterno che si incarna per acquisire esperienza e perfezionare la sua natura intima, che è una natura divina, ma tutte queste cose, Ugo, ci sono state rubate. Quindi il volo spaziale diventa un enorme trauma per l'astronauta che trova la sua coscienza proiettata in ambiti a cui non era assolutamente abituato. Non so se tu ricorderai, ma credo di sì, tutti i voli lunari gli astronauti venivano sottoposti a 40 giorni di quarantena. La scusa era per eventuali batteri lunari o spaziali. Non è vero, erano 40 giorni di lavaggio del cervello dove si imponeva agli astronauti di non raccontare tutto quello che avevano vissuto. Questa è la verità. Infatti la maggior parte degli astronauti, quelli che non ce l'hanno fatta a sopportare questa sollecitazione interiore, sono diventati mezzi pazzi. Altri hanno cambiato vita, sono diventate persone più sensibili, si sono dedicati ad argomenti a favore della vita, a favore dell'ecologia e così via. Posso citare l'esempio dell'astronauta Edgar Mitchell, che a tutt'oggi parla senza problemi dell'occultamento che i poteri del mondo fanno appunto sulla presenza di questa aviazione extraterrestre. Ma infatti, Pier Giorgio, ogni esperienza di cui si parla mette in evidenza una caratteristica importante, esattamente quello che tu stavi dicendo ora, cioè che il rapporto, la presenza, il connubio fra noi e loro è cementato soprattutto da un sentimento universale, cioè quello del bene. Quando certo. Viene meno il bene, viene meno anche questo rapporto. Quando parliamo di bene, Ugo, comunque non intendiamo un bene emotivo, sai, a te volemo se bene. Quando parliamo di bene stiamo parlando di un equilibrio, di un'integrazione perfetta tra noi e la creazione, quindi di un equilibrio, cioè il bene inteso come equilibrio, come benessere, come prassi dell'organizzazione sociale in termini puramente di giustizia, di equilibrio ed evolutivi, una cosa che nel nostro mondo è assolutamente sconosciuta, anzi diciamo pure che è esattamente l'opposto. Infatti questi approcci parcellari, diciamo così, all'interno del nostro mondo, o anzi all'esterno meglio,
e che coinvolgono diversi ecosistemi, piccoli o grandi che siano, credo che possano intendersi come un superamento di una, diciamo, di una negazione che ogni Stato ha voluto dare ad un approccio con queste intelligenze, se no non ci sarebbe il motivo di avere questi segnali che si fanno, credo, sempre più frequenti. Certo, da parte, guarda, ti cito un episodio. Allora, durante gli anni 90, nei miei vari viaggi negli Stati Uniti assieme a Giorgio Bongiovanni, ho avuto modo di conoscere due importanti personaggi che erano appunto due ex piloti dell'aviazione militare americana. Uno era l'ex agente maggiore Wendell Stevens, figura notissima in ambito ufologico per l'enorme lavoro svolto da questo ex militare. L'altro era l'ex pilota, sempre dell'aviazione militare, il signor Mel Noel, che poi in realtà era uno pseudonimo, il suo vero nome era Guy Kirkwood. Allora, entrambe, ad esempio Wendell Stevens, partecipò ad un importantissimo progetto segreto di analisi e mappatura dei campi magnetici nell'Artico. Perché? Perché praticamente l'attività di questa aviazione esterna nella zona artica, quindi al Polo Sud, è estremamente intensa, e quindi i militari sono andati lì a studiarla impiantando sugli aerei degli strumenti ad altissima sensibilità per fare questi rilevamenti. E una volta che Stevens uscì fuori dall'ambito militare, si dedicò ad una ricerca personale, perché fu testimone diretto di questa realtà. Stesso discorso per l'ex pilota Guy Kirkwood, che negli anni 50, intorno al 52-53, fece parte di una squadriglia segreta che era formata da piloti di altissimo livello di competenza nell'ambito dell'aviazione militare, e fu creata questa squadriglia dai cui aerei, che erano praticamente i Sabre F-86, e furono tolte tutte le armi di bordo e furono sostituite con telecamere, con cineprese e macchine fotografiche di altissima precisione. E Kirkwood diceva che questa squadriglia si turnava ed era a disposizione 24 ore su 24. Venivano chiamati all'improvviso e gli veniva consegnata al comandante una busta chiusa, che erano i piani di volo, ma che doveva essere aperta solo una volta che gli aerei erano decollati. E Kirkwood dice: io non sono mai riuscito a spiegarmi, una volta che il comandante ci dava le coordinate del luogo dove dovevamo andare, quando arrivavamo c'erano sempre i dischi volanti ad aspettarci. E dopo successive missioni, ovviamente a piloti non preparati, l'impatto con questa sconvolgente realtà li ha in qualche modo destabilizzati. Infatti la maggior parte chiesero di essere dispensati dall'incarico, cose che poi avvenne, furono sostituiti con altro personale. E ci ha raccontato Kirkwood che praticamente uno dei comandanti, o perlomeno il comandante suo diretto di quel gruppo di voli, alla fine se ne andò con loro, perché mentre loro arrivavano nella zona dove c'erano i dischi ad aspettarli, ricevevano delle comunicazioni dirette in perfetta lingua inglese nelle loro radio di bordo. E che cosa dicevano queste comunicazioni? Ce l'ha detto Kirkwood: praticamente questi esseri dicevano che sono qui in pace e che sono preoccupatissimi della deriva che sta avvenendo nel nostro mondo, soprattutto dal punto di vista dell'arma atomica, ma anche della condizione belligerante che avviene in tutti gli stati. Quindi noi, dice, siamo qui per aiutarvi, per cercare di contenere i gravissimi danni che voi state producendo al vostro mondo, ma anche alla vostra società. Bene, queste considerazioni ci fanno fare altre considerazioni. Prego. Se è vero che esiste una confederazione, diciamo, esterna, interplanetaria, e ognuno degli appartenenti tende a fare salti in avanti, diciamo così, e sembra che ci sia una interdipendenza, cioè se va avanti qualcuno, parliamo di mondi, pianeti, eccetera, dovrebbe essere in avanti anche l'ultimo di questi, cioè il passaggio coinvolge sia i primi che gli ultimi, ma se gli ultimi non sono pronti, i primi non possono andare. È così secondo te? Sì, diciamo che gli standard di accesso a questo enorme, gigantesco e favoloso organismo interplanetario, ma direi anche intergalattico e interdimensionale, quindi qualcosa che sfugge completamente alla nostra scienza e al nostro modo attuale di concepire la vita, perché è troppo avanti, troppo avanzato. Io ne parlo e lo discuto perché sono ormai più di 25 anni che studio la loro scienza, che studio la loro filosofia, che studio i loro messaggi, quindi
certe cose le ho almeno in parte, anche magari grossolanamente, però le ho acquisite e comprendo di che cosa si parla. Quindi questa superorganizzazione di fatto ha uno standard che è il livello minimo per accettare una umanità all'interno di questo grande organismo. E il livello minimo è quello di aver capito che la guerra è un'assoluta follia, è una bestemmia contro la vita, che la ricchezza non può essere accumulata da pochi a danno dei più, che l'acquisizione di beni non può andare a danno dell'ecosistema con rischio di distruzione del pianeta e della vita del pianeta appunto che ospita la relativa civiltà. Quindi questi sono i parametri minimi, che sono parametri che oggi potremmo mettere sicuramente tra quelli che sono gli standard del cristianesimo, cioè i comandamenti che Cristo stesso ha confermato, che non sono tanto degli obblighi religiosi, sono una metodica di vita senza la quale una società va alla deriva e rischia una gravissima autodistruzione, cioè esattamente quello che stiamo facendo noi, che a chiacchiere siamo cristiani o buddisti o che so io, ma di fatto siamo delle belve feroci che ci aggrediamo l'uno con l'altro e distruggiamo l'ambiente stesso che sostiene la nostra vita. Detto questo, e finisco la risposta alla tua domanda, è come dici tu, cioè anche l'ultimo entrato gode subito degli immensi vantaggi del loro super sviluppo tecnologico scientifico. Quindi in una società che entra in questo macro organismo, a qualsiasi livello essa sia, basta che abbia realizzato i valori della giustizia, dell'equilibrio, della pace e della fratellanza, praticamente vengono subito implementate le strabilianti conquiste tecnologiche anche nelle nuove civiltà che stanno entrando, e le si aiuta attraverso dei meccanismi di condivisione di dati e anche di istruzione, le si aiuta a progredire rapidamente e raggiungere degli standard in tal senso di altissimo livello. Quindi è una grande fratellanza interstellare, potremmo intenderla così. So che possono sembrare agli occhi dello scettico, della persona non avvezza a questo tipo di discorsi, delle grandi baggianate o delle grandi utopie, ma non è così. In realtà la vera utopia, Ugo, io oggi ho realizzato questo, è un'utopia grottesca e orrorifica, che è la società del pianeta Terra. Cioè noi siamo riusciti col nostro menefreghismo, con la nostra complicità o in attività con i poteri forti, con la nostra indifferenza verso la sofferenza del prossimo, con la nostra stupidità di credere a qualsiasi baggianata ci venga detta da quella scatola maledetta che abbiamo tutti in casa, abbiamo costruito un immenso lager a cielo aperto chiamato società umana terrestre, dove avvengono le cose più orribili che io credo siano mai accadute in tutta la storia dell'universo. Quindi la vera utopia orrorifica è la nostra società. Io spero che cambi il prima possibile, perché è veramente una vergogna manifestarsi in questo modo a occhi esterni che ci guardano con disperazione e pena per quello di terribile che riusciamo a combinare nel nostro mondo. E Pier Giorgio, io spero che tu abbia un po' d'acqua vicino, così puoi bere e quindi puoi continuare a parlare, cioè, perché le domande incalzano. E infatti la domanda incalza perché noi abbiamo, questa è una domanda che non può essere esclusa, è una domanda politico-sanitaria, perché sì, per liberarsi di questa, per operare un'azione di disinfestazione, è vero che abbiamo bisogno di aiuto, certo, in tutto il mondo abbiamo bisogno di aiuto, e assolutamente quanto abbiamo sì, bisogno di aiuto, ma come facciamo ad usufruire di un aiuto se non possiamo mai prenderlo, visto che la gestione non è nostra? Non riusciamo a catturare la nostra gestione, a impossessarci del nostro modo di fare. Allora, questo è un grave problema, Ugo, non tanto un problema in termini tecnici quanto in termini di quantità, cioè il problema gravissimo è che la maggior parte della società civile letteralmente se ne strafrega di queste problematiche. Oggi in Italia viviamo una gravissima crisi sociale e soprattutto economica, ma la gente che protesta, Ugo, che va in piazza, che si arrabbia, eccetera, eccetera, non è che sta chiedendo un mondo
migliore, semplicemente vuole tornare a consumare come prima, cioè vuole confermare un sistema di depredazione del pianeta, di ingiustizia sociale, perché il nostro benessere costa migliaia di vittime o milioni di vittime ogni anno ai popoli ai cui noi rubiamo le loro risorse. Questo l'italiano medio non lo considera mai, quindi va in piazza e fa caos e fa le proteste e si incazza con i politici, ma non sta chiedendo un mondo migliore per tutti, semplicemente sta chiedendo a gran voce di potersi riempire la pancia come si faceva nel tempo delle vacche grasse. Quindi io farei un'analisi di un certo tipo su che cosa è diventato l'essere umano e anche sulla pena che mi fa quello che oggi accade in Italia, Ugo. Quindi il problema gravissimo che noi abbiamo non è il fatto che non potremo fare un colpo di Stato mondiale e riprenderci il comando del pianeta, è che noi abbiamo una massa che sta dietro ai ricchi e alle briciole che loro ci danno. Quindi oggi protestiamo perché il potere ha deciso che di quelle briciole non ce ne vuole dare più. Ma non protestiamo contro di loro. Io vedo, scusami e finisco Ugo, io vedo gente che si incazza con gli extracomunitari, invece si dovrebbe incazzare con la politica di ladri e delinquenti che infestano il nostro Parlamento. Che c'entrano gli extracomunitari, poveretti? Quelli sono i disperati che scappano dai loro paesi dove noi abbiamo esportato la guerra, l'inquinamento e l'immondizia. Quindi è giusto che vengano qui, perché c'è una profezia che dice che il servo assalirà la gola del padrone. Leggi della vita, che sono la legge di causa effetto, ci farà pagare cara la depredazione che noi abbiamo operato nei paesi chiamati poveri. Sì, Pier Giorgio, è giusto questo, ma io credo che nel nostro paese ci sia gente che non è mai stata padrone, è sempre stata schiava. E lo è schiava due volte, adesso e prima, quando non erano ancora venuti i migranti. Ma al di là di questa parentesi, credo che questa problematica comunque sia ben nota, ben chiara, sarebbe assurdo se non lo fosse, a intelligenze così luminose come quelle degli extraterrestri. E quindi credo che sappiano esattamente come muoversi, è la maniera migliore per farlo. Perché assolutamente sì, Ugo. Certo. La consapevolezza universale credo che sia difficile che tutti noi si possa conquistare. Ma io... Sì, magari uso parole forse che qualcuno riterrà molto dure, però siamo in una situazione gravissima dal punto di vista della sopravvivenza del nostro mondo, Ugo. Certo, quel scenario fosco che ho appena deciso, dove io dico che la società civile di fatto è complice dello sfacelo del nostro mondo, e quindi il problema che abbiamo, Ugo, è che siamo pochi a desiderare un mondo migliore e a desiderare giustizia per tutti. Siamo pochi, ma comunque nemmeno siamo niente. Io so dai sondaggi che fanno questi esseri che siamo comunque alcuni milioni di persone che a gran voce, ognuno a modo suo, stiamo lottando e stiamo cercando di in qualche modo contrastare ed opporci alla deriva che il potere costituito e la società civile ignorante e complice stanno portando avanti. Quindi dov'è che io dico, da questa parte sembro pessimista, ma in realtà io sono ottimista, anzi sono certissimo che anche se siamo quattro gatti vinciamo noi, perché c'è questo grandissimo potere cosmico e anche quello divino, cristico, che è dalla nostra parte. Quindi è solo questione di tempo, Ugo, e tutte le profezie parlano chiaro che questo potere sarà fatto letteralmente a pezzi e tirato via dal nostro pianeta, e finalmente, dopo che questa grande opera di pulizia stellare sarà compiuta nel nostro mondo, ci potremo godere un pianeta pulito, una società pacifica, e l'uomo godrà finalmente i frutti della creazione come mai ha fatto prima di quando accadrà questo. Infatti quello che ci dici io sono sicuro che si avvererà, perché lo dici soprattutto anche tu e lo dice anche Giorgio Bongiovanni, esseri sicuramente molto molto più vicini alla verità della maggior parte della gente. A questo punto viene fuori un'altra considerazione che non può mancare. L'approccio, sì, dell'uomo qualunque a queste problematiche, secondo te, è un approccio che deve essere fatto più col cuore o con la mente? Ma io non farei una scissione della nostra natura duale, Ugo. Noi abbiamo bisogno col cuore di percepire le emozioni e l'intima verità delle cose. Con la razionalità abbiamo bisogno di esprimere un progetto, dopo una attenta e seria valutazione delle prove esistenti, che ci porti
a operare nella società per cercare di migliorarla, per cercare di opporci a questa deriva involutiva e autodistruttiva nel quale ormai siamo coinvolti. Facendo questo, Ugo, la società civile e chiunque di noi non ha bisogno di attestati, lauree o enormi fondi per poter essere, diciamo così, accettato nell'interesse di queste civiltà e quindi godere dell'appoggio e dell'ispirazione che questi esseri possono dare. Alla fine ciò che dobbiamo fare è semplicemente dichiarare, dare la faccia, impegnando parte della nostra vita o tutta la vita e parte della nostra economia o tutta l'economia a favore di questo grandioso progetto di rinnovamento della società umana. Io questo ho fatto quando ho compreso cosa stava succedendo, Ugo. Mi sono messo a disposizione e devo dirti in tutta onestà e sincerità che mai avrei immaginato che mi si sarebbero potuti aprire tutte le porte in termini di esperienze e anche di prove che ho acquisito su questa straordinaria realtà. Quindi c'è grandissima attenzione da parte di queste civiltà nei confronti di tutti gli esseri umani, quindi tutti possiamo fare qualcosa, tutti possiamo dare la nostra piccola offerta, il nostro piccolo contributo al miglioramento della società, e posso dire in tutta certezza che questi esseri si avvicinano, ovviamente parlo in modo occulto, ci ispirano, ci guidano e ci danno una mano in questo lavoro. Io questo l'ho visto in tantissimi ambiti, loro sono presenti, sono dotati di tecnologie e di capacità per noi assolutamente inimmaginabili, quindi possiamo stare certi che il loro progetto andrà a buon fine. Ci tenevo a dire comunque, per tornare un attimo nel campo dell'aviazione, dare una testimonianza, se me lo permetti, Ugo, no? Che ad esempio il 12 luglio del 1952 il capo degli allora servizi segreti dell'aeronautica, quindi siamo sempre in ambito dell'aviazione, il generale John Sanford fece una conferenza stampa filmata da una delle sale dell'istituzione dove lui lavorava, appunto era il comandante dei servizi di intelligence dell'aeronautica militare americana, e lui disse, essendoci stata grandissima preoccupazione nella massa popolare americana a causa dei numerosissimi sorvoli anche su Washington e quindi si temeva l'invasione aliena, il generale Sanford, è un'intervista che trovate anche su YouTube, il generale Sanford fece questa straordinaria conferenza stampa dove dichiarò che questo fenomeno non rappresentava un pericolo per la sicurezza degli Stati Uniti. Non dice sono baggianate, non ci rompete le scatole con cose assurde, disse che il fenomeno non era un pericolo, quindi implicitamente confermò che esisteva. E questo ce lo dice nel 1952, quindi a soli 5 anni dalla nascita dell'ufologia moderna. Quindi se l'aviazione già a 5 anni aveva capito che questa presenza era pacifica, com'è che a 60 anni di distanza ancora brancoliamo nel buio prigionieri di questo stupido termine credi agli UFO? Perché siamo disinformati, perché non abbiamo compreso la straordinaria ed enorme importanza che la presenza di questa aviazione extraterrestre ha per noi nei nostri cieli. Il compito di questi dialoghi, di questi colloqui fatti anche attraverso il web è proprio questo, cioè cercare di coinvolgere la curiosità, di stimolare la curiosità anche dei nostri ascoltatori. Io ti vorrei però fare un'ultima domanda, perché tanto so che tu hai la possibilità di rispondere a tantissime domande. E l'ultima, una delle tue interviste, so che ti sei occupato della venuta di Cristo e hai detto che non è lontano il tempo del ritorno di Cristo sulla terra. Certo, non siamo qui a chiederti né la data, né il mese, né l'anno, non è questo. Ma questo ritorno, pensi che possa essere un ritorno che noi potremo a cui potremo assistere, o lo potranno fare i figli, i nostri figli, o i figli dei nostri figli, secondo te? Sì, prima di rispondere ti faccio una battuta. Hai fatto un salto quantico spazio-temporale incredibile, Ugo. Dall'aviazione extraterrestre siamo arrivati a nostro Signore. Bene, non c'è problema. La cosa curiosa è, e ti rispondo un po', diciamo, seriamente, tra il serio e il faceto, se me lo permetti, perché il capo di stato maggiore dell'aviazione extraterrestre è proprio il nostro Signore, quindi
L'aviatore, no? Il generale in carica degli aviatori extraterrestri è proprio Gesù Cristo, quindi questo con buona pace poi di tutti coloro che si strapperanno le vesti a questa mia affermazione, ma è così e lo dice lui. Lo dice lui e lo dice in un momento, in due momenti importanti del Vangelo. Il primo è quando le guardie del Tempio vanno a catturarlo e sono guidate da Giuda, il traditore. C'è Pietro, l'apostolo, che cerca di difendere Gesù, quindi sguaina la spada e sferra un fendente che taglia l'orecchio di una delle guardie del Tempio di nome Malco. E Gesù un po', diciamo, si irrita, gli dice: ma che fai, Pietro? Gli dice, non sai che mi difendi tu col tuo spadino? Se io volessi, il Padre mio mi dà 12 legioni di angeli. Allora, e poi enuncia la legge di causa effetto, karma per gli orientali, dice: non lo sai che chi di spada ferisce di spada ferirà, ma io queste legioni e 12 legioni di angeli sono oltre 50.000 esseri, Ugo, non sono 4 gatti. Forse non so se qualcuno abbia mai fatto due conti di cosa significano 12 legioni di angeli. Se facciamo i conti, ovviamente un termine militare romano, Gesù era all'epoca dell'impero romano, 12 legioni di angeli sono oltre 50.000 esseri. Quindi Gesù dice: se io voglio, chiedo subito e mi arrivano 50.000 personaggi che a questi 4 scagnozzi li fanno saltare in aria. Però dice: si deve compiere la scrittura, quindi io non lo chiedo. Ma lì Cristo sta affermando di essere un capo militare, non solo il Messia è un capo spirituale, ma anche un capo militare dotato di un esercito, e lo confermerà successivamente a Pilato, che gli chiede: ma allora tu sei re? E Gesù gli risponde: sì, io sono re, ma il mio regno non è di questo mondo. Quindi, voglio dire, nell'attributo del re, forse uno degli attributi principali è proprio quello di comandare un esercito che difende il regno. Quindi questa aviazione extraterrestre è una delle sezioni del suo gigantesco esercito interplanetario, intergalattico, che conquisterà con buona pace di tutti i potenti del mondo anche il pianeta Terra, e lo faranno in pochissimi minuti, perché con gente così evoluta, quindi con gente come Cristo al comando e con esseri così evoluti, non c'è guerra che possa scatenarsi. Loro atterrano e basta, e conquistano il pianeta. Detto questo, quando accadrà? I segni che ho, Ugo, dallo studio, dalle esperienze che vivo, di cui tante importantissime a fianco di questo comune amico che Giorgio Bongiovanni, uno stigmatizzato a Fatima sin dal 1989, mi dicono, ma anche uno studio comparato delle più importanti profezie, a partire da quelle bibliche a finire con quelle anche di profeti come Nostradamus, mi dicono che siamo nel tempo, manca poco, molto poco, secondo me pochissimi anni, quindi salvo incidenti, diciamo così, in questo momento non ipotizzabili, sia io che te, Ugo, che per quanto abbiamo superato l'altro giorno i 18 anni, ancora, ancora qualche anno da vivere, ce l'abbiamo. Beh, allora, io intanto credo che siamo Massimo e Rosario, che sono i nostri due angeli custodi in questo momento della nostra trasmissione. Se volete intervenire prima di congedarci da... Sì, se non c'è un intervento, Rosario, vorrei fare una, come posso dire, considerazione importante. Allora, già nella Bibbia è scritto che gli angeli sono uomini, e questo lo leggiamo nel capitolo 8 e 9 della Genesi, dove quando tre esseri si incontrano nel corcetto di Mamre col padre Abramo, vengono chiamati tre uomini, di cui uno era l'Eterno, e questi tre uomini mangiano, bevono, si siedono, si lavano i piedi, si riposano all'ombra, e uno di questi tre esseri, dice la Bibbia, era l'Eterno. Nel capitolo 9, due di questi signori, che vengono stavolta definiti angelo, vanno a Sodoma e Gomorra, e lì poi sappiamo come la storia va a finire. Quindi già nella Bibbia c'è scritto che gli angeli sono uomini. Allora, gli uomini angelo sono uomini messaggeri, non uomini con le ali. Sto discorso che ci ottenebra la mente a causa soprattutto della forma artistica di rappresentazione degli angeli è simbolica, perché a tutt'oggi i piloti dell'aviazione, sia civile che militare, sui loro stemmi hanno l'ala. Quindi il povero artista che deve in un quadro pitturare l'essere umano e l'angelo, come lo distingue? Gli mette le ali, perché quell'uomo messaggero è venuto in volo. Quindi angelo non vuol dire
uomo con le ali. Angelo viene dal latino angelus, che viene dal greco angelos, che vuol dire messaggero. Quindi gli uomini angelo sono uomini messaggeri che vengono con un volo, che è un volo cosmico ma anche un volo iperdimensionale, chiamiamolo spirituale. L'ala è il simbolo di questo volo, così come l'ala è il simbolo dei piloti terrestri che volano con i vari avioggetti. Quindi questo è un altro aspetto importante da considerare. Quindi il fatto che noi crediamo a tutt'oggi a certe baggianate medievali è perché siamo dei cristiani, ma di fatto degli ipocriti che non conoscono manco le scritture della religione che diciamo di professare. L'ultima osservazione prima di congedarci, Pier Giorgio. Qualche detrattore dice che i dettami della religione, qualunque essa siano, sono stati fatti per gestire meglio i popoli della terra. Ma questo è vero, ma sono i dettami delle religioni corrotte, delle istituzioni costruite usando il nome di Cristo a fini fraudolenti. Non sono, Cristo parla chiaro, i sette comandamenti sono molto chiari, e se vuoi li possiamo anche enunciare quali sono, perché nel Vangelo gli apostoli li rimarcano quali sono i sette comandamenti, anche se poi Mosè ne aggiunse, col permesso di Dio, qualcuno, perché la società di allora era molto arretrata. Quindi ad esempio abbiamo un comandamento che è non desiderare la donna d'altri. Intanto io direi la donna non è di nessuno, perché è un essere libero tanto quanto l'uomo. Però siccome la società di allora, gli israeliti avevano certi vizietti, evidentemente questo comandamento è uno sdoppiamento del comandamento non commettere adulterio e anche non rubare. Quindi Mosè lì è voluto entrare nello specifico, ma se noi prendiamo il Vangelo dove Cristo viene a confermare la legge e a, diciamo, completarla, quindi a mettere le cose in chiaro, abbiamo unendo, perché i tre evangelisti, che Giovanni non ne parla di questo discorso, ma i tre evangelisti Marco, Matteo e Luca citano alcuni di questi comandamenti e nessuno se li ricorda tutti e sette. Quindi c'è Marco che ne cita sei, e Matteo ne cita altri, e Luca altri, ma mettendoli tutti insieme ce li abbiamo tutti e sette. Sono: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare, onora il padre e la madre, ama il prossimo tuo come te stesso. Questi sono i comandamenti che ci ha confermato Cristo. Quindi noi non dobbiamo adorare Cristo e poi farci beffa di questi comandamenti. Noi dobbiamo adorare Cristo, e rispettando Cristo e il Padre Eterno dobbiamo mettere in pratica nella nostra vita questi comandamenti. Questa è la condizione sine qua non per non far sì che si scateni una deriva autodistruttiva, perché le leggi, questi sette comandamenti, non sono, diciamo così, dei soprusi di un Dio che ti vuole creare dei limiti. Questi comandamenti sono comandamenti che attengono alla legge di causa effetto, cioè se tu fai queste cose il ritorno dell'universo, che è un ente macrocosmico ma interattivo, sarà per te di sofferenza, di dolore. Quindi quando l'uomo imparerà a rispettare queste cose, la società anche di questo mondo sarà una società pacifica, evoluta e ricca di felicità e di gioia. Posso farti una domanda, per Giorgio? Scusami, sono Rosario. Prego, Rosario. No, perché nei sette comandamenti, il comandamento non nominare il nome di Dio in vano, eccetera, eccetera, no? Che è uno dei primi. È stato aggiunto dopo dalla Chiesa Cattolica, dopo il... Ma io mi attengo alle scritture, quindi credo che il decalogo sia stato concordato, se così possiamo dire, da Mosè, perché comunque Dio, per quanto nell'Antico Testamento, prima che arrivasse la legge dell'amore di Cristo, è abbastanza vendicativo e racconto quando non vengono rispettate le regole che lui dà. Però il fatto che Dio sia anche disponibile a trattare con gli umani, ne abbiamo un carissimo esempio proprio nell'episodio che ho citato dell'incontro del padre Abramo. Infatti quando Abramo vede questi tre esseri e in mezzo a loro c'era l'Eterno, ha capito cosa vengono a fare questi qui, e allora cerca di evitare la tristissima fine agli abitanti di Sodoma e Gomorra chiedendo a Dio, dice: ma se io trovassi dei giusti in queste città, tu le risparmieresti? E parte da 100 e finisce con uno, e l'Eterno dice: d'accordo, per venirti incontro, se verrà trovato un giusto in queste città, io le risparmierò. Evidentemente non ne sono stati trovati, e quindi le due città sono andate distrutte, così come evidentemente, a parte la famiglia di Noè, non c'erano
dei giusti all'epoca del diluvio universale. Tra l'altro vedevo l'altro giorno una straordinaria scoperta archeologica che viene occultata dal sistema, dove sulle coste sarde è stata scoperta un'antichissima città sott'acqua, e nemmeno tanto profonda, 15 metri, vecchia di 7.000 anni. Siccome il diluvio è datato 6.000 anni fa, quindi questa città è una città prediluviana, ma c'è una coltre di persecuzione e di oscurantismo che impedisce ai ricercatori di avere accesso, nonostante esistano le prime riprese di ispezione fatte addirittura dall'Istituto Luce, e esistono tuttora queste riprese dove si vedono, diciamo, i resti archeologici di questa città sommersa nei pressi della costa sarda. O posso citare le straordinarie statue giganti di Monti Bramma, statue che sono di una bellezza e di una perfezione del tutto assimilabile al periodo classico greco o anche a quello romano, eppure non si sa questa civiltà che si trova in territorio sardo, nel Golfo di Oristano, chi siano e chi erano. Quindi evidentemente sono città antediluviane, cioè prima del diluvio, che ci dicono che quando Dio si rompe le scatole, interviene e mette fine a certe derive per cercare di riformare e riportare l'umanità sulla giusta via. Quindi io credo che questo è un altro tempo del genere, e Cristo stesso dice nel Vangelo che il suo ritorno sarebbe stato peggio del diluvio e peggio di Sodoma e Gomorra, perché oggi veramente credo che abbiamo superato anche ogni limite di degenerazione del passato. Bene. Che dire, io Massimo non lo sento in linea, se lo sa, sì, ci sono. Ciao Massimo, che volete porre a Pier Giorgio, o credo che ci siano anche delle richieste di chat, mi pare. No, cioè, volevo porre la domanda, cioè, mi rifaccio un attimino al discorso sugli UFO, insomma, perché stavo, sì, leggendo appunto un libro e tu hai citato appunto del 52, quel generale, sì, americano, eccetera, e ho letto quella parte lì. Ma la cosa che mi piacerebbe sapere oggi, cioè quello che succede oggi, secondo te, Pier Giorgio, ci può essere che a un certo momento questi UFO si scoccino, si facciano vedere con tutto il loro splendore, non so come dire, insomma, la loro presenza, nel senso che, sì, vengano qui e ci dicono, insomma, che state combinando un disastro, insomma, state facendo, che sia proprio reale, fattibile. Guarda Rosario, e anche qui siamo di fronte a un problema di non conoscenza dell'enorme mole di materiale, messaggi, considerazioni, valutazioni che loro da 60 anni stanno trasmettendo al mondo. Quindi il fatto che loro già stanno sorvolando le grandi capitali, il fatto che ci sono questi sorvoli di aeroporti, il fatto che esiste questa enorme mole di materiale didattico informativo che loro hanno fatto filtrare nella nostra società, soprattutto attraverso il fenomeno del contattismo, ci dice che già questo sta accadendo. È solo un problema di non percezione, perché il pubblico è disorientato, è dirottato in termini di consapevolezza da questa pervasività dei grandi media, che ormai ci fanno vedere una realtà che non esiste più, cioè ci fanno vedere un mondo fasullo. Quindi il problema su cui noi ci scontriamo non è un problema di mancanza di eventi, è un problema di mancanza di conoscenza. Quindi gli eventi che a tutt'oggi stanno accadendo mi dicono che la loro intenzione è proprio quella che dici tu, cioè alla fine faranno una grandissima e globale manifestazione, e quando l'uomo raggiungerà l'apice della deriva autodistruttiva, loro atterreranno sotto gli occhi di tutta l'umanità e impediranno, strappandoci dalle mani il comando del pianeta, impediranno che l'umanità si suicidi con la propria stupidità e la propria ottusità. Vorrei dire in tal senso, giusto oggi sulla mia pagina Facebook ho postato un link dove da un server esterno le persone possono scaricarsi gratuitamente una serie di libri e di raccolte di messaggi di questi esseri, dove comprendere la profonda natura etica, spirituale e umanitaria della loro presenza nel mondo, e anche la loro filosofia, gli standard delle loro civiltà, insomma un'enorme mole di informazione che può aiutare tutte le persone che lo desiderassero a comprendere chi sono, perché vengono e cosa vogliono.
perché le prove che loro siano qui ormai sono tonnellate, per cui noi dobbiamo sapere perché sono qui, per cosa sono qui. Quindi se andate sulle mie pagine Facebook e anche sul mio canale YouTube, Pier Giorgio Caria, troverete un sacco di conferenze dove io spiego la rava e la fava di tutta questa situazione. Bene, infatti, io, scusami, prego. Vuol dire, mi rifarò molto al tuo sito, Pier Giorgio, perché sì, come sulle... web TV sto cercando di divulgare molto questo messaggio. Guarda, c'è un link che ho postato, ripeto, oggi ci sono vari libri, varie pubblicazioni, raccolte di messaggi, dove è una base di conoscenza che tra l'altro Rosario è quella che ha permesso a me 25 e oltre anni fa di iniziare a formarmi sul campo della esopolitica e della diplomazia extraterrestre. Quindi è materiale importantissimo che è in grado di spiegare molto molto bene non solo chi sono loro, ma comprendere meglio anche chi siamo noi e la natura del sistema che ci opprime e ci tiene schiavi, anche se noi non ce ne rendiamo conto. Ho capito. Un attimo soltanto, voglio vedere se c'è una chiamata in linea. Pronto? Un attimo soltanto, c'è una chiamata in linea che vi passo. Un attimo soltanto. Parli pure. Prego. Si presenti, parli pure. Sì, buonasera, ciao Pier, sono Pascal Gamo da Mantova, ricercatore ciao. Investigativo. Ciao. Ciao Pascal, salve, ciao. Tutto bene. Niente, assistivo alla diretta, complimenti. Volevo grazie. Chiederti una cosa. Oltre ai nostri fratelli extraterrestri, puoi illustrare qualcosa sui nostri fratelli angeli e sugli arcangeli? Diciamo che nel termine extraterrestre io inglobo i vari livelli di sviluppo e di evoluzione di questi esseri. Certamente partiamo dal livello, diciamo, più vicino al nostro, che sono astronauti interstellari che hanno realizzato i parametri dell'etica, della pace e della giustizia, e quindi della fratellanza, e vengono fino a noi a testimoniare e ad aiutarci, quindi a testimoniare la loro reale natura e ad aiutarci a superare questo grave momento. Per i livelli superiori, dove arriviamo appunto agli arcangeli, sono esseri multidimensionali, quindi che vengono da regni esistenziali a noi sconosciuti, ma che sono comunque compresi e codificati nell'ambito dell'insegnamento religioso. Siccome ho detto prima che il capo di questa gerarchia e quindi anche di questa aviazione è lo stesso Gesù Cristo, quindi diciamo il livello gerarchico subito dopo Cristo sono i sette arcangeli, e poi abbiamo tutta la schiera angelica che è a vari livelli. E se vogliamo, posso farti una definizione didascalica dei vari livelli evolutivi a cui appartengono anche questi esseri, da un punto di vista più scientifico cosmico, se vogliamo, cioè le sette dimensioni, che sono l'ambito nel quale si esprime l'io sono intelligente eterno incarnato dopo in corpi di vario genere e tipo. Quindi abbiamo la prima dimensione, che è la dimensione minerale con cui coabitiamo, abbiamo poi la seconda dimensione, che è la dimensione vegetale con cui coabitiamo, poi abbiamo la terza dimensione, che è la dimensione animale, della quale facciamo parte noi siamo uomini animale, perché ancora le nostre società sono rette dalla legge della giungla. La quarta dimensione è la dimensione dell'angelo, ed è la dimensione delle umanità, cioè di quegli esseri che vivono in modo umanitario, cioè solidale. Lo diciamo anche noi, azione umanitaria, quando qualcuno fa qualcosa di solidarietà che non riguardi strettamente se stesso, i suoi parenti o i suoi amici, cioè che riguardi un prossimo sofferente che può stare in qualsiasi parte del mondo. E quindi qui la quarta dimensione umana è la dimensione angelica, la quinta dimensione è quella dei cherubini, e la sesta dimensione è quella dei serafini o esseri cristici, il cui comandante è Cristo in persona. E quindi alla sesta dimensione appartengono gli arcangeli, quindi Michele, Raffaele, Gabriele, eccetera eccetera. Perfetto, sei stato chiarissimo, ti ringrazio. Sì, parliamo anche della quarta dimensione angelica. Benissimo, ti ringrazio, spero di partecipare a una tua conferenza. Un abbraccio di luce. Con vero piacere, Pascal, un caro abbraccio a te. Grazie. Ciao, buona serata. Grazie al nostro amico che ci ha ascoltato. Volevo chiedere, grazie mille per la chiamata. Volevo chiedere alla persona che ha chiamato prima, che avrà trovato occupato, se vuole può richiamarci per andare in linea per fare delle domande a Pier Giorgio Caria. Bene, Pier Giorgio,
Purtroppo c'è sono state un attimino di chiamate, si sono accavallate, chiedo scusa. No, non c'è problema. Possiamo risponderne una alla volta. Ecco qua, arriva una chiamata, sentiamo chi è in linea. Pronto? Sì, salve, sono Rita. Bene Rita, è in collegamento in onda con Pier Giorgio Carini. Salve Rita. Antonella Intrenò, Ugo Lombardi e Massimo Bonella. Faccia la domanda Rita. Ciao cari, ogni tanto ci sentiamo. Sì. Sì, no. E io... Fai sì, pure la domanda, Rita. Volevo chiederti questo. Giorgio sicuramente ti ha parlato dell'Anticristo. Perché non ne fa nome, non cita chi è questo personaggio? No, certo, c'è un motivo ben preciso. Allora, il motivo principale è che lui, coloro che glielo hanno rivelato, cioè questi esseri cosmici, gli hanno chiesto di mantenere il segreto il nome perché è di parlarne, cioè lui lo rivelerà solo quando avrà in mano le prove umane per dimostrare la reale natura di questo personaggio. Quindi c'è un motivo, diciamo, tecnico dove lui deve avere le prove di quanto afferma. Ne parla, non ne parla tantissimo, non ne parla tantissimo Rita, perché di fatto noi dobbiamo, secondo me, questa è la mia valutazione, dobbiamo dedicarci soprattutto ad analizzare quello che facciamo noi e a mettere in pratica ciò che Cristo ci ha chiesto. Poi chi sia, chi non sia l'Anticristo, lo vediamo nei fatti del mondo, quindi alla fine un nome aggiunge o toglie poco. Perché il nostro compito è quello di agire, cioè noi troviamo la salvezza attraverso l'azione, e questo è importante, per cui focalizziamo soprattutto la nostra vita e quello che di meglio possiamo apportare per entrare nelle grazie e nelle attenzioni di questi esseri. Questo è importante secondo me, e soprattutto di nostro Signore ovviamente. Va bene, grazie, allora ti abbraccio forte. Un caro abbraccio Rita. Grazie Rita, grazie, buonasera. Grazie, ciao. Bene, per il momento Ugo, a te la parola. Sì, grazie. Grazie Rosario. Queste trasmissioni non possono suscitare naturalmente interesse oltre che curiosità, ma io mi ritengo fortunato rispetto agli altri perché fra non molto avrò un colloquio diretto con Pier Giorgio. Domenica a Bari, Ugo. Esatto, ci vediamo domenica a Bari dove ci sarà anche Giorgio Bongiovanni, per cui ci sarà modo per parlare, continuare a parlare di queste cose. Ascolta, posso citarti un aneddoto importante in relazione sempre al discorso? Allora, nel 2004 il capo di Stato Maggiore dell'aviazione messicana, generale Vega Garcia, dà nelle mani del carissimo amico investigatore giornalista televisivo Jaime Maussan un eccezionale filmato di una flotta di 11 dischi volanti, filmato con una telecamera ad altissima sensibilità dai militari dell'aeronautica messicana. Questo filmato ha fatto il giro del mondo, è stato aggredito da tutte le parti e alla fine, nonostante fosse un filmato militare, quindi con tutti i crismi dell'ufficialità e della, diciamo così, originalità, cioè non era un falso, e alla fine sai cosa gli ha detto il generale Vega Garcia Maussan? Dice: vedi, è inutile che noi facciamo qualcosa perché la gente è cretina e non capisce e si beve qualsiasi stupidaggine e gli venga detto dal primo idiota che passa. Quindi questa è una prova straordinaria del fatto che non sono le prove a mancare, manca la capacità della società civile di uscire dalla schiavitù mediatica e ragionare con la propria testa. Questo penso che sia un episodio eclatante di come e in che condizioni si trovi oggi l'uomo comune. Una situazione veramente orrenda dove ormai abbiamo perso qualsiasi controllo del nostro pensiero e della nostra capacità critica. Bene, chiedo scusa, è arrivata un'altra chiamata, purtroppo non sono riuscito a prenderla in tempo. Se l'amico o l'amica che ha chiamato vuole richiamare, insomma, fare la domanda, facciamo l'ultima. Diciamo l'ultima chiamata che ci può arrivare questa sera, che siamo già alle 19:41. Ecco qua in linea. Pronto, buonasera. Buonasera, mi chiamo Davide, volevo fare una domanda per Giorgio. Benissimo Davide, vai. Salve Davide, avanti. Ciao Pier Giorgio, io domenica ero a Udine alla conferenza che hai tenuto
e mi sono venute in mente delle cose. Se conosci Prego. Marina Tonini e Corrado Malaga. Corrado Malanga? Sì. Corrado Malanga, certo. Con Marina ho fatto una conferenza il giorno prima, sabato, vicino a Padova, eravamo insieme. Cioè insieme nel senso c'era un convegno dove partecipava anche lei, io, Giorgio Bongiovanni e altre persone. Corrado Malanga lo conosco lo stesso, l'ho conosciuto di persona, è uno che fa tanti danni perché le sue teorie su questi... Però neanche bisogna comprendere quello che dice Malanga, per quanto negli ultimi tempi mi sa che un po' abbia ritrattato e abbia cambiato strada, cioè che quegli esseri di cui lui parla non sono extraterrestri in senso di viaggiatori cosmici, sono gli esseri luciferici e satanici. Quindi se noi disancoriamo il discorso di Malanga dall'ufologia e lo trasportiamo sul satanismo, allora quello che dice lui ha tutta una logica perfetta. Bene. E Sì, un'altra cosa che mi veniva in mente da chiederti, io sto ascoltando da 3 anni delle conferenze di Rocco Bruno e proprio qualche giorno fa, il 22/11, ha caricato una conferenza, sì, lui si rifà al film Matrix e a un Vangelo apocrifo, sì, non riconosciuto chiaramente dalla Della Chiesa, sì. Non conosco questo personaggio, mi informerò in merito. Boh, comunque, se parla di amore, di giustizia, del ritorno di Cristo e che gli angeli e che gli extraterrestri sono gli angeli, sono d'accordo con lui. Se è messo questa linea, non sono d'accordo con lui. No, parla molto delle cose che dici anche tu. Perfetto, allora abbiamo la stessa scuola. Ovviamente la base di tutto, Davide, deve essere il nostro impegno sociale, la nostra corretta condotta di vita, se no la presenza di questi esseri o dello stesso Cristo non solo non va bene per noi, ma ci condanna. Quindi la cosa più importante sono le nostre azioni. Bene, e concludo dicendo che un paio d'anni fa avevo conosciuto Giorgio Bongiovanni a Pordenone, a una conferenza di una situazione locale, si chiamava Non siamo soli, adesso ritrovo nella stessa strada e perciò ho detto qua forse è il caso di approfondire. Direi di sì, Davide, ti ringrazio. Bene, buona serata, buon tutto, grazie, buona vita. Grazie Davide, buona serata. Ciao. Bene, Ugo, a te la parola. Bene, 19:44. Questa chiacchierata, come dicevamo prima, speriamo che solleciti delle domande che ogni ascoltatore, speriamo, non solo faccia a Pier Giorgio, ma soprattutto faccia a se stesso. L'obiettivo è questo. E sicuramente non mancheranno occasioni per avere il piacere e l'onore di avere con Pier Giorgio Caria per prossime successive interviste. Senz'altro, Ugo. Beh, chi volesse, comunque, se tu dai gli estremi dell'appuntamento di domenica, ci vediamo a Bari. Adesso la giornata di quella che c'ha una voce più bella della mia. Di questa domenica. D'accordo, Ugo. Pier Giorgio, io questa sera mi sono presa il lusso di fare l'ascoltatrice, voi mi perdonerete, ma sono talmente rare le occasioni durante le quali ti si può ascoltare in diretta che questa sera sono stata egoista, me la sono voluta godere tutta dall'inizio alla fine. Perdonate tutti. Io intanto invito coloro che naturalmente hanno la possibilità di recarsi fisicamente domenica 7 dicembre a Monopoli, in provincia di Bari, presso l'Hotel Clio, via John Fitzgerald Kennedy numero 20, dalle ore 9:30 alle 13 e nel pomeriggio dalle 16 alle 20 si terrà la conferenza spirituale La giustizia di Dio nella Bibbia, la seconda venuta di Cristo e il giudizio finale. Naturalmente i relatori saranno Pier Giorgio Caria, come abbiamo detto all'inizio trasmissione, ricercatore e documentarista internazionale, Flavio Ciucani, storico, e ovviamente Giorgio Bongiovanni, stigmatizzato. Ora stiamo tentando di organizzare anche il collegamento streaming, per cui chi non fosse in grado o non avesse la possibilità di raggiungerci fisicamente potrà trovare lo streaming all'interno del sito www.giorgiobongiovanni.it. Pier Giorgio, che dire, contiamo le ore, aspettiamo di incontrarti finalmente domenica.
per passare questa splendida giornata assieme e ti ringraziamo davvero tanto perché, ripeto, sappiamo quanto tu sia impegnato in quest'ultimo periodo e quindi grazie davvero per aver partecipato alla nostra trasmissione. Speriamo di riaverti quanto prima con noi, naturalmente. Speriamo, Antonella, speriamo presto. Ecco, allora ci salutiamo e ci diamo appuntamento con te a domenica. Un caro saluto a tutti voi e a tutti i radioascoltatori e ci vediamo domenica. Un abbraccio. Un abbraccio per Giorgio. Ciao Rosario. Ciao Pier. Ti ricordo, Pier, poi lo potrete anche vedere nelle prossime settimane, intervistato dal sottoscritto su pianetaoggitv.net e naturalmente sul circuito del digitale terrestre. Antonella, buonasera a voi. Antonella, che fine hai fatto? Sei arrivato in ritardo stasera. No, io ero qui, il problema è che non mi si apriva il collegamento Skype perché ho visto qui che ci sono tante modifiche, probabilmente, non lo so, il computer si è un attimo inceppato, comunque ci siamo pronti anche con le notizie. Oramai tanto abbiamo sconfinato l'orario, Rosario ci perdonerà. Certo, certo. Gli ultimi minuti per dedicarli necessariamente alle news, prego Massimo. E adesso passiamo alle news rapidamente comunque, perché ci sono delle cose anche dell'ultima ora, ad esempio ci sono stati degli scontri questo pomeriggio per quanto riguarda il Jobs Act, si contano tre feriti, ci sarebbero infatti tre feriti e due fermati per gli scontri avvenuti a Roma durante la manifestazione contro il Job Act lanciata, lo ricordiamo, dall'Assemblea Nazionale dei Laboratori per lo sciopero sociale a Napoli e che ha visto scendere in piazza un centinaio di persone tra studenti, precari e attivisti. A quanto ricostruito dagli organizzatori, il corteo, dopo un presidio di circa un'ora nel centro città, completamente militarizzato, ha cercato di raggiungere Palazzo Madama ed è arrivato a contatto con le forze dell'ordine, cercando di superare il blocco di polizia e raggiungere il Senato. E da lì dunque gli scontri. Veniamo a Roma. Dunque, bocche cucite nell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP della maggioranza degli arrestati nell'inchiesta sul rapporto tra mafia e appalti a Roma, 14 le persone ascoltate, ma solo uno, l'ex di Dama, Franco Panzioni, ha risposto alle domande del GIP Flavia Costantini respingendo le accuse e fornendo una versione dei fatti ritenuta non convincente dagli inquirenti. Gli altri, tra cui Massimo Carminati, ex NAR, ritenuto il capo del sodalizio criminale che controllava la città, e il suo braccio destro Riccardo Brugia, Luca Odeweiner, Fabio Testa, Salvatore Buzzi, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Veniamo ora a Schettino. Sulla nave come comandante sono il primo dopo Dio. Così Francesco Schettino ha risposto al PM Leopizzi nel secondo giorno del processo in corso a Grosseto per il naufragio della Costa Concordia nel gennaio 2012. Schettino dice: tardai a dare l'allarme per far arrivare la nave più possibile sotto l'isola, altrimenti i passeggeri si sarebbero buttati in acqua quando la Concordia era in alto mare. Non ho mai privilegiato la nave rispetto alla vita umana, ha aggiunto. Secondo la procura, l'ex comandante merita una condanna a 20 anni. C'è un'ultima ora, ve la diamo al volo, la leggiamo insieme, la leggo per la prima volta appena arrivata qui. Dunque si tratta del Papa. L'importante è che prevalga sempre la verità, e quanto ha detto Papa Francesco al procuratore generale della Repubblica Dominicana a proposito del caso di Monsignor Welorski, ridotto allo stato laicale e sotto indagine in Vaticano con l'accusa di pedofilia.
I fatti risalgono all'epoca in cui il prelato era nunzio apostolico nel paese sudamericano. Le istituzioni giudiziarie di entrambi i paesi agiscano in piena libertà nel quadro delle norme giuridiche, ha aggiunto il pontefice. Dunque, questa era l'ultima notizia qui dalla redazione di Venezia, di Pineta Oggi TV online. Cosa possiamo dire ancora? Vi ricordo che nella homepage in primo piano abbiamo le ultime novità sul terribile omicidio del nostro collega ed amico Pablo Medina, collaboratore di Antimafia 2000. La notizia ultimissima proprio per quanto riguarda questa gravissima vicenda è che si è dimesso il presidente della Corte Suprema, Víctor Núñez. Questa notizia, ricordo, l'abbiamo data anche ieri sera in un'edizione straordinaria a Sites Web Network. Vi riporto in sintesi: dunque, il ministro della Corte Suprema di Giustizia, Víctor Núñez, si è dimesso. Una decisione presa prima che il congresso approvasse un giudizio politico per toglierlo dall'incarico. A darne notizia è David Ortiz, dell'ufficio comunicazione della Corte stessa. Il caos politico contro il ministro è esploso in particolare dopo che questi aveva denigrato le inchieste giornalistiche di Pablo Medina. Lo scorso 18 novembre, durante la manifestazione in memoria del giornalista di ABC Color e collaboratore di Antimafia 2000, il direttore della rivista Antimafia 2000, Giorgio Bongiovanni, dinanzi alla televisione nazionale, aveva chiesto a Víctor Núñez di dimettersi. Ecco le parole. Signor Ministro, si dimetta. Io credo più al mio amico Pablo, che diceva che lei è amico dei narcos, che non che Pablo scrivesse falsità. Lei offende la Costituzione del suo paese. Giorgio Bongiovanni è ritornato in Italia e ha lasciato il segno, possiamo dire, un segno positivo. Si è dimesso, lo ricordiamo ancora, il presidente della Corte Suprema, Víctor Núñez. Ci sarà un'intervista che andrà in onda prossimamente sul circuito di Pianeta Oggi TV, e quindi su Sites Web Network e pianetaoggitv.net, che tutti potete vedere, dove si parlerà proprio di questa cosa qui, di questa manifestazione che Giorgio ha tenuto in Paraguay, che, con tanto di diretta della televisione paraguayana, mi riferisco alla televisione di Stato, come per noi la RAI, per capirci. Queste dunque le ultime notizie su questo, da questo brutale omicidio al nostro amico Pablo Medina. È veramente tutto, se non ci sono domande dallo studio io vi restituisco la linea a voi a Bari per la conclusione, a meno che Antonella non abbia qualche domanda in particolare. Ugo, ti vedo te inquadrato, a te la linea, perché l'Antonella è nascosta, non capisco. Sono qui. No, è qui. Non mi vedi, ma ci sono. Sono stata qui per tutta la trasmissione. No, l'ho detto. Oggi ho voluto veramente assaporare tutta l'intervista con Pier Giorgio, perché è talmente difficile ascoltarlo in diretta con tanta chiarezza e nitidità. Poi le conversazioni con Pier Giorgio sono sempre, direi, quasi ipnotiche. Non puoi, hai voglia di sapere sempre di più, di ascoltare sempre di più. Rispetto sì, beh, è preparatissimo in materia, è uno tra i più preparati a livello mondiale, ecco, ci tengo sempre a dirlo per chi ci ascolta e per chi ci vede. Ma la sua non è una preparazione, come dire, esclusivamente nozionistica, c'è molta passione in quello che lui fa, ha dedicato la vita a questo, quindi voglio dire, e traspare dai suoi discorsi e dal suo argomentare. Rispetto al segno che Giorgio ha lasciato in Paraguay, non avevamo dubbi, Massimo. Sapevamo sin dall'inizio che il viaggio di Giorgio in Paraguay avrebbe segnato una svolta, e non poteva essere altrimenti. Speriamo solo che questo sia l'inizio di un percorso che porti finalmente alla verità sull'omicidio, sulle cause dell'omicidio di Pablo Medina, e ricordiamolo, degli altri giornalisti, degli altri 5 giornalisti che dall'inizio dell'anno in Paraguay sono stati uccisi per ragioni analoghe. Quando vai a, come dire, pestare i piedi ai narcotrafficanti, purtroppo accadono questi spiacevolissimi, tragici eventi. Bene, io penso proprio che siamo arrivati alla fine a questo punto. Abbiamo rubato fin troppo, abbiamo sfarato fin troppo. Diamo appuntamento ai nostri ascoltatori a mercoledì prossimo, sempre alle 18:30, sempre spazio aperto su Sayuz Web Network. Grazie a Rosario Moreno da Treviso per la regia centrale.
Grazie a te Antonella, grazie Ugo, grazie ciao, Massimo, Rosario. Grazie Pier Giorgio. E buon lavoro. Io me la sono goduta tutto questa sera, la sfilza di domande che ha fatto Ugo a Pier Giorgio e le risposte di Pier Giorgio che sono, insomma, sono state molto esaurienti. Mi hanno aperto un po' gli occhi su qualche cosa, perché stavo leggendo, appunto, come dicevo prima, un libro di Pinotti riguardo agli UFO, eccetera. Quindi è una questione che io ci credo molto, ma non ne ho mai visti uno, però questo non vuol dire. Non credere, come dice Pier Giorgio, ma uno studio, non è un fatto. Intendevo, non avendolo mai visti, io mi attengo, diciamo, quello che leggo, che sento, che vedo in giro. Certo. Senti Rosario, dovremmo dirci, così lo diciamo anche ai nostri ascoltatori, l'abbiamo detto anche prima quando parlavamo con Pier Giorgio, forse dovremmo farci più domande e dovremmo essere meno passivi nel quotidiano. Certo. Io credo che non ci sia bisogno di vedere un extraterrestre per crederci, bisognerebbe invece chiedersi che cosa ci facciamo qui. Domande del genere, insomma. È una bella domanda. Purtroppo il 99% è corrotto delle informazioni, quindi 99,9 mi permetto di aggiungere, periodico. Benissimo. Sì, beh, ce ne sono di televisione, di radio, che ancora, diciamo, cercano di dare un'informazione alternativa, cioè alternativa, che poi è quella che va data. Purtroppo le contiamo sulle punte delle dita di una mano. Allora io dico sempre ai telespettatori e ai radioascoltatori, in modo particolare ai telespettatori, perché tanti sento dire: ma io chiudo la televisione e non voglio più guardare la televisione, basta. No, perché magari un canale, la meno peggio, però di tenerlo, quindi aggiorniamo il telecomando, magari togliamo via tutti coloro che sono presi le frequenze per poi trasmettere delle cose molto superficiali, mi limito a dire così, perché altrimenti dovrei andare molto più pesante, e cercare di tenere sui primi tasti del telecomando quelle emittenti che ancora offrono qualcosa di genuino, di serio, di veritiero, insomma. E così anche sul web, faccio un nome per tutte, pandoratv.it, ecco, uno capisce cosa realmente sta succedendo in Ucraina, che nessun'altra testata ne parla come Pandora TV, ecco. E io ho avuto modo di verificare quelle notizie, quei contenuti, e effettivamente Pandora TV sta dicendo la verità. Per televisione ci sono anche lì delle TV locali che trasmettono una buona informazione sul territorio locale o anche localissimo, e magari anche con delle aperture, no? Con delle finestre verso il mondo, andando a dare voce a quelle persone che effettivamente, a quei relatori, no? Che poi incontriamo nelle conferenze, che effettivamente si stanno mettendo la loro faccia per dire delle cose vere, rischiando a volte. Allora, vedi personaggi di Antimafia 2000, vedi personaggi della stessa Parola TV, vedi personaggi di altre associazioni importanti che conosciamo, però non sto qua a fare l'elenco. Allora, in quel modo lì magari sono solo due televisioni, solamente tre, va bene, però almeno rimaniamo, come dire, informati, perché non è neanche giusto non rimanere informati, essere a digiuno di tutto, bisogna capire cosa ci sta accadendo attorno a noi, visto che la situazione non è delle migliori. Certo. Bene. Bene, allora un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori, ci risentiamo mercoledì prossimo, un grazie a Rosario Moreno, un grazie a Massimo Bonella, Antonella oggi è stata un po' in disparte, ma c'è stata, ve lo assicuro. Grazie Antonella. Ci sentiamo mercoledì prossimo. Grazie. Grazie a voi, a mercoledì prossimo, ciao a tutti. Okay. Era una scusa l'Antonella per non fare le domande, capito? Allora ha fatto da ascoltatrice. Ciao a tutti. No, guarda, oggi proprio non si poteva fare a meno. Benissimo, sono le 20:01. Un caloroso saluto a tutti quanti e un grazie per la partecipazione, soprattutto ai nostri amici ascoltatori che anche sono intervenuti via telefono. Via con la sigla. La novità di stasera, ottimo, ciao a tutti.